Ciao, buongiorno, bentornati o benvenuti sul canale. Allora, come avrete visto sicuramente dal titolo, questo video lo volevo improntare sui rossetti liquidi, farvi vedere più o meno quelli che ho io e come la penso in proposito con quelli che ho io, insomma, con le marche che ho io. Allora, intanto beccatevi di nuovo il pupazzo di neve. Perché siamo sotto le feste e in questi giorni, così per un po' di colore, ho deciso di mantenere il look rosso sia qua che qua e vi evito gli orecchini perché li avevo provati visto che non mi piacevano e li evito. No, vabbè, adesso a parte gli scherzi, così è giusto per essere un po' natalizi, insomma. Allora, non si parla di tinte labbra perché, come dicevo in un altro video, di cui parlavo di quelli di Sephora, ho fatto un video apposta, è inutile che vi ripeto tutto, si parla di rossetti liquidi e non di tinte labbra, perché le tinte labbra sono quelle che sono dei prodotti che la maggior parte contengono colore e alcol che si mettono sulle labbra e una volta che va via il prodotto, le labbra rimangono tinte. Interessante come cosa, sicuramente durevole nel tempo, però a me secca tantissimo le labbra, soprattutto questo talco che la maggior parte mettono mi dà fastidio e quindi cerco di non comprarle. Per cui tutti quelli di cui vi sto per parlare adesso, sono dei rossetti liquidi. Alcuni di essi durano, alcuni di essi seccano tanto, però vabbè, io vi faccio vedere quelli che ho e vi dico come la penso io, qual è il mio pensiero in merito. Allora, parto dalle tinte, no, dai rossetti liquidi che alcuni definiscono tinte labbra di Kat Von D. Allora, io queste, le avevo prese addirittura una vacanza che sono andata in Messico, in Italia Kat Von D non c'era e forse è arrivato l'anno successivo, non lo so. Comunque, mi sono fatta, diciamo, prendere un po' dall'enfasi di provare tutti i prodotti Kat Von D perché come stile mi piace tantissimo. E ne ho prese due. Allora, queste tinte labbra sono belle, però sono secche. Sono dei colori stupendi. Però purtroppo sono molto secche sulle labbra, cioè io dopo un po' ho necessità o di mettere su un burro cacao, che vuol dire ovviamente rovinare il prodotto perché non rimane più matte, non rimane più secco e tende ovviamente a venire via. Per cui io queste qua a me piacciono tantissimo, però ragazzi non ce la faccio. Questo qui faceva parte invece molto scuro, questo faceva parte di un set dove vendevano questo l'avevo preso in Italia, c'era questo e uno dei suoi profumi, per cui io per provare uno e l'altro l'avevo comprato. Quindi sì, buone, belle, ma troppo, troppo secche. Per me, ovviamente, questi sono tutti pensieri miei personali. Poi da lì a buttarle mi spiace molto, cioè anche perché comunque sono colori che volendo si potrebbero usare come eyeliner, però non posso usare tutto come eyeliner altrimenti. Allora, poi un'altra marca che vi cito, che ne ho presi 5, è la NYX. La NYX la si trova ormai in Italia un po' ovunque e non sono male. Non sono male, ma secondo me non so, cioè alcuni sono buoni, altri no, tipo il lingerie. Io adesso posso fare anche vedere i colori, onestamente. Questo qui è il lingerie. Ecco, questo qui è molto carino, vabbè, classico mio colore, un nude, un po' particolare, nude con dentro del grigio. Mi piace tantissimo il colore, ma mi secca tanto le labbra, mi dà proprio fastidio. E quindi poi ci sono i soft matte, io però di questo ne ho preso sempre solo uno perché sì, era carino il colore, però anche questo qui secca, però il colore è molto bello anche questo qua, non so se si vede molto bene. dicevo i liquid suede sempre della NYX, carini,
Io questo qui, questo colore nello specifico l'avevo comprato perché avevo visto che tutte le influencer, bellissimo, stupendo, è bellissimo, è portabilissimo, è un nude portabilissimo tutti i giorni, ma un po' noioso, secondo me è noioso. Quello che avevo provato, quello che avevo, il colore che avevo preso, che è sempre Liquid Suede, che poi in verità non ho mai messo, se non forse un carnevale, perché non ho avuto il coraggio, praticamente questo. È un viola, cioè proprio viola, viola. Violissimo, se si può dire. E nonostante tutto, c'ho poco, ho avuto modo di metterlo, perché insomma è un colore un po' particolare. Però anche questo qui, portabilissimo, eh. Molto, molto carino. Poi ne ho un altro come colore, però questo non mi piace affatto, assolutamente. Non da bocciare, ma secondo me sta proprio, cioè, secondo me ho solo sbagliato il colore. Vi faccio vedere che è uno di quelli metallizzati. E secondo me ho sbagliato il colore, perché questo colore su di me, poi metallizzato, invecchia ancora di più le labbra. Non si vede molto bene, vabbè, comunque. Questi sono molto carini. Consiglio di prenderli? Sì, assolutamente. I Liquid Sweet sicuramente. Ci sono, anche qui ci sono miliardi di colori. Diciamo che il prezzo, secondo me, è un prezzo un po' alto per quello che è. Però, vabbè, il prezzo è sempre una questione, penso, personale, no? Quindi, carino. Mi sto pulendo così vi faccio vedere il resto. Allora, mi sono accorta riguardando i pezzi di video che mi si stava sbordando praticamente tutto il rossetto che avevo messo su nel precedente video. Per cui cosa ho fatto? Ho cancellato un po' di roba, ho rimesso il rossetto, praticamente ho rimesso questo qua di Sephora, uno di quelli che avevo usannato. Effettivamente, allora ve ne faccio vedere alcuni. Allora, praticamente sono più o meno nello stesso colore, Mulac e Smashbox. Mulac l'avevo preso in un temporary shop un po' di anni fa in centro a Milano, e sì, devo dire che lo consiglio perché non è male. Quelli della Smashbox invece, ragazze, cioè, secco. Non è nuovo, ma è secco. Adesso devo cercare di capire se posso recuperarlo o no. Ovviamente, una dei consigli assolutamente importantissimi che vi do è: quando comprate un prodotto, cercate di usarlo spesso, in modo tale da non buttarlo, da non anche perché, ragazzi, questo della Smashbox costa tipo sui 24-25. Quando l'ho comprato io, magari adesso è anche aumentato. No, poi due prodotti no. I'm Pupa, secchissimo, non ce la posso fare. Anche mia cugina che adora la Pupa, una volta gliel'ho messo, non ce l'ha fatta, se l'ha dovuto togliere. Si è dovuta arrendere a questa cosa. E questa invece è Slick, è stessa cosa, l'ho provato, ma bello il colore, tutto quanto, ma è impossibile tenerlo su. Chissà se riesco a recuperarlo in qualche maniera. Cioè, questo qui. No. Quelli di cui vi parlo benissimo sono questi qua. E sono praticamente Superstay Matte Link della Maybelline. Ne ho quattro, l'altro non riesco a trovarlo. L'altro è bellissimo perché è un rosa, però portabile da tutte. No, spettacolare. Questi qui durano praticamente tutto il giorno. La sera ve li dovete togliere, scartavetrando quasi come si dice, adesso vi faccio le prove di tutti e tre i colori che ho qui, praticamente scartavetandovi le labbra, a meno che non abbiate un prodotto oleoso, oleoso intendo ovviamente, o l'acqua micellare, naturalmente. E dovete insistere un po', oppure un bifasico che trovate anche da Kiko. Questi sono i tre colori, 1, 2 e 3. Ecco, questi sono fantastici perché è come se
mettesse su praticamente un film e da lì dalle labbra non si muove. Non so se questa è una cosa buona o meno, però così è, nel senso, se volete una cosa che vi dura tutto il giorno, anche quando mangiate, questi qui sono pazzeschi. Stessa cosa è questo, che sono è praticamente Ultra Matte Liquid Lipstick Le Chocolat L'Oreal, stesso stessa formula e stesso addirittura pennellino. Vedete che appunta il pennellino, vi aiuta. È lo stesso che vi avevo messo qua, perché ho dovuto rifare un pezzo di video visto che mi si era spappolato tutto il vecchio. Comunque, vabbè, è qui. Questo è il colore. Questo sa di cioccolato, cioè, questo ve lo mangereste, una roba spettacolare. Però questo, come questi, appunto, come questi qui, sono della stessa, hanno la stessa consistenza e durano una marea di tempo, una follia di tempo. Un altro che mi piace tantissimo, però solo questo colore, praticamente è della Bottega Verde Rossetto Liquido. Ecco, diciamo che però l'unico che mi piace è solo questo come colore, perché gli altri non mi fanno impazzire. C'è quel, non so, perlatino, non so che cosa c'è dentro. Rimane rossetto liquido, si fissa, non si toglie, si deve fissare però bene, rimane morbido e tutto. A me è piaciuto tantissimo. Infatti questo qua è il secondo che ricompro, perché l'altro l'ho terminato, pur mettendolo praticamente tutti i giorni. C'è stato un periodo che amavo solo questi e mettevo solo questi. Poi Inglot, anche qui presa da una follia temporanea, perché in centro a Milano c'è proprio il negozio, di fianco al Duomo c'è il negozio Inglot. Ho provato degli ombretti che poi eventualmente vi farò vedere. In più volevo provare anche una delle loro tinte labbra, perché una delle YouTuber che seguo di più diciamo, lo osannava un po', e questo è il colore. Lo osannava un po', devo dire che sì. Non è proprio buon mercato, non è male, però secca, secca, questo colore. Poi gli altri non li ho provati. Poi che altro dirvi? Vorrei passare a quelli della Nabla e poi gli ultimi, che sono quelli che sono praticamente i miei preferiti. Della Nabla io ne ho provati un po', qua ne ho solo 4, ne avrò altri 2 o 3 di là. Allora, ho provato sia quelli completamente, no, questo non è Nabla, sia completamente matte che non matte. Allora, i matte, portabilissimi, li ho sempre messi senza problemi, ne ho tanti colori, ho da questo colore a quello più scuro, tipo questo che ho su anche di Sephora. Costano di più di Sephora, però sono molto, molto simili. Come prodotto si seccano, ma non danno fastidio, per cui io ne ho comprati più di uno. Ho comprato anche le versioni natalizie, questo è quello che avevo su prima nel video in cui ho fatto questo make-up. Anzi, se avete voglia di andarlo a vedere, provo una palettina nuova di Natasha Denona, vi faccio vedere come utilizzarla, uno dei modi per utilizzarla. Sì, no, carino, carino, però poi ho cambiato. L'ho cambiato con questo perché volevo una cosa su che stesse un pochino più morbida, perché a furia di parlare non volevo. Purtroppo questo si è mosso tutto, mi si è spappolato. No, normalmente non si comportava così, forse perché lo mettevo la mattina, andavo in ufficio e gli davo magari il tempo di, col tragitto in auto, di. Come si dice, settarsi sulle labbra, no? Invece così parlando, muovendomi e tutto quanto, probabilmente non l'ho aiutato a stare lì fermo, quindi l'ho dovuto togliere e rifare una parte di video, perché mi si era praticamente qui nei denti, avevo 2 palline e non era una cosa bella da vedere. Un'altra tinta, questa qui è molto carina, è il Matte Liquid Lip Paint. È della Mellow Cosmetics, che avevo trovato in un
calendario dell'avvento, quello di Look Fantastic dello scorso anno. Devo dire che non è male. È nudissimo, nudissimo, normalissimo. Che metti quando vai, devi uscire un attimo, vai a fare la spesa e torni, metti questo. Ottimo, direi, non ho nulla da dire, assolutamente. Allora, quello che però per me sono i migliori, allora, quelli di Sephora erano quelli che secondo me sono i migliori come qualità-prezzo. Spettacolari. Spettacolari. Infatti anche oggi mi hanno salvato. Quelli che però secondo me sono proprio i migliori, migliori, migliori sono questi. Non danno fastidio, non. Cioè, sono spettacolo. Questi qui sono spettacolari. E sono quelli della Huda. Non ho provato la NARS. Dicono tutti che la NARS è anche migliore di questa. Tanto è vero che aveva vinto anche il premio dell'anno, però non, fino adesso non l'ho mai comprato perché anche lì costa tanto, c'ho già miliardi di cose. Però secondo me questi qui sono i migliori. Costano un pochino. Io avevo comprato, a parte uno di quelli classici, era bellissima la scatola perché era a forma di labbra e dentro c'era sia come si dice, sia la matita labbra che il prodotto, il risultato liquido. Era bellissimo, infatti c'era la scatolina, mi piace tantissimo. Però io quello che vi potrei consigliare è di comprare i quad, ecco, perché dai quad potete provare un po' più di un colore, perché il singolo, quello, la full size, secondo me costa un po'. Però questi quad io li avevo presi tipo a 30 euro, che non è poco naturalmente, però proprio tutti questi colori sono bellissimi. E se ti innamori poi di uno di questi, ti compri la full size, ma io questi li uso, cioè perché per me sono quelli che durano di più di tutti addosso, ma cioè, a parte i colori bellissimi, ma li tieni su praticamente tutto il giorno fino alla sera e questo sta lì. Non si muovono. Sono questi due. Adesso non ve li faccio vedere tutti, anzi no, perché no? Vi faccio vedere tutti questi due. Poi c'è questo. Mamma, bellissimo anche questo. E questo forse è quello che ho messo un po' più di tutti, l'ultimo. Perché è famoso. Ecco, questi due qua. No, vabbè, ragazzi. Questi sono. Questo qua qui è stato proprio veramente un investimento. Nel senso che avevo paura di buttare via i soldi. Però effettivamente se uno vuole provare il prodotto e vuole provare più colori senza prendere quattro pezzi di full size, che anche no, è spettacolare. Adesso faccio un po' fatica a togliere tutto, però vabbè. Come vedete, si fa fatica anche a togliere. Alcuni di questi sono proprio pazzeschi, pazzeschi. Allora, anche questo video è giunto al termine. Spero vi possa essere utile per eventuali vostri acquisti e per non gettare dei soldi inutilmente, che in questo momento non è il caso. E volevo ringraziarvi di essere stati ancora con me. Vi ricordo di metterci un like. Vi ricordo anche, se avete voglia, se trovate interessante il mio video, di iscrivervi al canale e di attivare la campanellina, in modo tale che poi insomma, vi avvisino, insomma, che sia online un nuovo video. E spero di ritrovarvi in un nuovo video. Vi ringrazio molto, vi saluto e vi bacio.